Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere al volo l'outfit di lunedì. Oggi è lunedì e non mi ricordo il giorno, perché stamattina sono andata al lavoro, quindi tipo lunedì 24, qualcosa del genere. E mi sto per cambiare perché volevo cambiare outfit, perché questo qua, siccome non sono andata in ufficio stamattina, mi sembra un vestito un po' audace per andare in ufficio, quindi sicuramente farò un cambio outfit e a suo tempo vi faccio anche un altro video. Partendo dal make-up, ho il make-up sui toni del rosato, ho usato il blush rosa di una palette per fare l'ombretto, mascara marrone e matita marrone e questa tinta labbra fucsia intenso di... mi ricordo la marca... l'unica tinta labbra che ho di questo colore, e poi indosso questo vestitino qui. Gli orecchini sono questi maculati, che richiamano tantissimo le scarpe, adesso ve le farò vedere, che è una tendenza, il maculato è una tendenza che stanno riproponendo tantissimo per questo autunno-inverno, quindi insomma, anche se le temperature sono super estive, ho voluto fare comunque un tocco diciamo di autunno, visto che siamo in autunno, comunque siamo entrati nella modalità autunno, e quindi ho voluto metterci un tocco diciamo autunnale all'outfit che è molto estivo. Questo abitino qui è carinissimo, è proprio di un rosa acceso, che tira quasi sul fucsia, e è molto molto carino. Ha questo scollo davanti che segna molto bene il décolleté, queste spallucce così diciamo che si stringono, poi si ingrandiscono e vanno un attimino a coprire la spalla, e poi ha questo enorme scollo così sul seno. Mi sembra un po' scollato per andare in ufficio, quindi mi cambierò. Il vestito poi è molto carino, ve lo faccio vedere. Oddio, ve lo faccio vedere, non sono riuscita molto bene a fotografarlo perché è un po' sbiadita l'atmosfera, è molto vivace in realtà, a me piace tantissimo, vabbè, anche se mi sento un po' un concetto Barbie, però vabbè, pazienza, se ero bionda usciva ancora più Barbie style. C'è purtroppo il vento, quindi i capelli fanno abbastanza schifo, e la borsa questa qua della Guess, la mini bag super preziosa, che mi piace tantissimo, e insomma volevo staccare dal rosa. E le scarpe sono queste, che sono delle pump maculate di Primark, molto carine, e appunto si richiamano tantissimo, vedete l'orecchino maculato. Spero che l'outfit, ragazze, vi sia piaciuto. Vado al volo perché non ho molto tempo e ci vediamo nel prossimo video. Poi avevo messo per fare le foto gli occhiali questi qua vintage, ma non mi fanno impazzire con questo outfit, però boh, faceva talmente schifo le foto facevano talmente schifo che ho cercato di migliorare, ma sono andata via via peggiorando. Se riesco vi faccio il video con l'alternativa diciamo all'outfit, perché così ovviamente al lavoro non ci posso andare, anche perché ho dovuto essere un pochino scollato davanti, vabbè, ma non è una scollatura esageratamente volgare, perché se io sto dritta, vedete, è così, però il seno, siccome è bello insomma è bello in vista, non mi va di tenerlo per andare in ufficio, anche se magari i clienti potrebbero anche apprezzare, però insomma non è il mio ufficio. Se avessi una mia attività ovviamente mi vestirei così, ma non sarebbe un'attività d'ufficio. E dietro ha questo scollo sulla schiena, vedete, uno scollo fatto a diciamo finestrella degli igloo. Ragazze, ci vediamo nel prossimo video, aspetto di sapere cosa ne pensate nei commenti. Perdonatemi per i capelli, però purtroppo c'è un vento allucinante, quindi quello che è. Ciao, ci vediamo tra pochissimo.